Emilio Trevignole e basta per chi perché niente da fare, è una via nuova importante. E sai che vivo ad Amin Bertamini, ormai è presidente della Repubblica presso Conde Vignole. E sempre Divo Bertamini ha scritto il famoso libro L'Oltre Sarca insieme ad Augusto Tamburini e Stefano Vivaldelli, e dentro questo libro, non a caso, ho trovato delle robe veramente, veramente importanti, soprattutto per quel che riguarda la libertà della nostra Repubblica. E senti questo, che lei è dell'anno 1518. Geronimo, Nicolò e Paolo, figli del conte Odorico, tutti conti d'Arco, per i danni patiti nei beni e nelle persone su tutto quanto il territorio, nonché degli uomini di Oltresarca, concedono gli statuti per la conservazione della comunità dietro il pagamento di una certa somma data dai detti uomini della detta comunità, concedono agli uomini di Oltresarca la liberazione, l'autonomia, l'immunità, l'esenzione, la francazione, sulla base che ciascuna delle due parti non violi mai il patto perpetuo, sia da parte dei medesimi uomini contraenti come da parte dei loro eredi e da parte di qualunque successore, ed oltre a ciò concedono la liberazione dalle angarie, dai servizi, dalle taglie, dai gravami, dai servizi personali reali e misti. Cioè, qui praticamente l'indipendenza è, come dire, sancita, cioè non, è un patto perpetuo, cioè non è che si può scappare, lei è un patto perpetuo. E dopo, anno 1522, Carlo V, imperatore, approva le predette liberazioni, concessioni, immunità, esenzioni da francazioni, da dette angarie, oneri e gravami, e concede de novo, cioè de novo, cosicché per l'avvenire la detta comunità con i suoi uomini per mezzo del privilegio già perpetuo dell'immunità sia sicura delle libertà e dell'esenzione. Cioè, minoleria che mi sfora veramente un bel casino questa storia, perché siamo nati per scherzo, ma magari parlen con l'Ivo, con Carlo Pedagnana, con altri, chi che danara l'ONU? Chi che danara l'ONU? Nel senso che le carte che conta, le carte che parla, e non importa trattarne come dire, un quartiere periferico del Comune d'Arco, ma noi siamo una Repubblica con delle carte, ripeto, quelle che vuole prima, che pucciare di così, non so, pucciare di così.